partita ha un aspetto tecnico piuttosto vago ed anche sotto il profilo tattico c'è in campo parecchio disordine. Si procede per approssimazione con tanta gente che corre, ma scarso costrutto. La prima manovra proficue degli azzurri al nono, azione di Agostinelli che libera Giordano. Il centravanti evita il portiere e mette in rete da posizione molto difficile. Reagisce il Torino con slancio e c'è subito un tiro di Graziani parato da Cacciatori. Graziani è imitato poco dopo da Zaccarelli, ma la sua conclusione da fuori area è deviata in angolo dal portiere laziale. Ancora il Torino all'attacco al 18° e su centro di Salvatori la conclusione di Greco è parata da Cacciatori. Al 25° il pareggio, c'è un tocco di Pecci per il giovane Greco che infila da una dozzina di metri. Torino 1, Lazio 1. Ventinovesimo, cross teso di Graziani e Pulici stecca la palla, arriva in corsa Zaccarelli e Manfredonia mette in corner. Al 34° il Torino va in vantaggio, c'è un pasticciaccio della difesa azzurra, ne approfitta astutamente Greco che batte Cacciatori da distanza ravvicinata. Nella ripresa al quinto la Lazio sfiora il gol con questo tiro di Nicoli deviato con il corpo da Terraneo in uscita. E poco dopo una deviazione di Wilson su punizione di Cordova è mandata in angolo da Terraneo. C'è poi una lunga parentesi di gioco arruffato dall'una e dall'altra parte. Vanamente Pecci per i Granata ed Agostinelli per la Lazio cercano di dare costrutto a qualche manovra. Al 32° la Lazio pareggia, Badiani serve Giordano qualche metro fuori area, il centravanti evita due avversari e di sinistro infila l'angolo basso alla sinistra di Terraneo.